100 g di pan grattato, 150 g di formaggio morbido e 3 uova. Tanto, Chino, ricordati tutto questo perché poi la pagherai alle vere. Intanto vai avanti, prego. Allora, adesso sì, andremo a sbucciare le patate. Andiamo a sbucciare le patate. Abbiamo... queste sono patate come? Sì, sono già lessate. Sono patate lessate. Sì, e sono state levate dall'acqua. Abbiamo fatte raffreddare. Sì, al dente. Al dente. Mo, sì, perché adesso andremo a vedere che cosa farò. Vuoi che ti do un altro... Aspetta che ti do un piatto, così almeno... Andiamo a fare un tortino di patate. Sì. Prego. Guarda, io avevo già preso... Va bene. Grazie. Grazie mille. Pronto? Ma come fanno a dire che non si prende la linea? Io ho preso due volte la linea in 5 minuti. Basta avere visto, pazienza, signora. Sono di nuovo quella che ho chiamato prima per il forno delle brioche. Ieri sera le recipe si chiamava di nuovo per le brioche, andate in nomination. È vero, io l'ho già mandato, ho già segnato i numeri delle signore che hanno chiesto, signora? Ma è stato un successo ieri sera con quelle brioche. È vero, è vero. Speriamo che la stessa cosa capiti questa sera con il tortino di patate. Chi lo allora, sa? Adesso andiamo a imbrogliare. Ma io mi diletto quando chiama la signora liberata. Stasera un po' nervosa, però va bene. Signora, continuiamo con il tortino di patate, va bene? Va benissimo, grazie, 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 arrivederci. Allora, andiamo a imburrare. Ecco, tu stai usando una teglia di alluminio. Sì, di alluminio, già. Sì, mi scusate, da quando sono quelle poco fè. Ecco. Pronto? Mi scusate, sono quelle poco fè. Sì. Sono tutto cos'è? Sì, signora. Perché? Però io non mi sveglio. Il un coso viene della signora. E non posso essere della signora, cioè. Di il signore non riesco. È il microfono della signora, ben avvisato. Ah, il microfono della signora che le, di mio, che lei non riesce a sentire bene. Va bene, grazie, l'abbiamo segnalato alla regia. Grazie, cara signora. Abbiamo aggiunto del pane grattugiato. Sì. E andremo. Pronto? C'è? Pronto? Vediamo se qualcuno dice pronto, non dice pronto nessuno, andiamo avanti, vai Pino. Sì, un attimino che cambio i guanti. La televisione, abbassare, televisione, grazie. Abbassiamo il volume del televisore, pronto? Pronto, buonasera signora Simona. Buonasera a lei, buonasera. Sono Filomena da Cosenza. Cara Filomena, buonasera, benvenuta. Grazie, bentrovati a lei e allo chef. Grazie, grazie. Chef che sta per... Allora, adesso affetto le patate. Sta affettando le patate, ha visto Filomena? Sì, sto guardando, sto memorizzando tutto. Grazie. È bene. Molto bravo. E lo va. Siete tutti bravi. Guardi, tutti. Va a fare la base del nostro tortino, sì. Vero? Sì. Sì, ecco. Io sto guardando, ve l'ho detto, io vedo chiarissimo. Prendo la linea subito e vedo chiarissimo, perché ho voglia di chiamare per risentirvi. Grazie, cara Filomena, lei è gentilissima e noi la ringraziamo molto sempre. Grazie mille, vi Filomena. Vi ringrazio per la vostra gentilezza e la vostra pazienza, sono sempre con voi. Grazie. Vi voglio tanto, tanto bene, vi saluto e un abbraccio. Ciao. A grazie. Lei e allo chef. Grazie, grazie Filomena. Ciao. Grazie mille, vediamo. Buonasera. Vado a pelare la patata. Pronto? Pronto, buonasera. Buonasera, sono Roberto da Catanzaro. Roberto, buonasera, benvenuto. Buonasera, volevo fare i complimenti per la trasmissione. Molto gentile, Roberto. Sono un collega di Pino ed è molto bravo. Ciao. Volevo fare i complimenti per la divisa che ha questa sera. Bella del Napoli, bianco-blu. Una bella divisa che indosserai anche alle vele? No, per le vele utilizzerò un'altra divisa. Un'altra non metti divisa. Questa, un'altra bella divisa. Del Napoli. Intanto andiamo a finire il nostro tortino. Roberto, noi la ringraziamo buonasera, e procediamo. Buonasera. Grazie, allora, adesso rivederci. Andremo a mettere del formaggio. Ciao, Roberto, ciao. Andiamo a mettere del formaggio.
Quindi ricordiamo, abbiamo imburrato la teglia, pan grattato. Sì, abbiamo spolverato con del pan grattato. Andiamo a mettere. Poi abbiamo tagliato a fettine le nostre patate che sono state sbollentate, però abbiamo detto sono un po' al dente. Sì, sì, sono un po' al dente. Altrimenti le fettine non ci sarebbero venute, no? Sì. Sennò si sarebbero tutte sprecellate. Allora, adesso vado ad aggiungere il formaggio, solo che ne manca un pochino, non so ma perché. Ma come mai manca un po' di formaggio? Non capiamo. Non riusciamo a capire. So, dei misteri che qui veramente. Sì. Ecco, prego, intanto. Allora, intanto vado a sbucciare l'uovo. Sodo. Sì. L'uovo è sodo, quindi l'uovo dovete far bollire un uovo. Allora. Uova soda. Allora, ecco qua. Sode, uova, sode. Così. Sode, uova. Uova, eh? Ricordiamo anche che poi sicuramente la roba che cucineremo alle vele la faremo assaggiare. Certo, per quanti cucini? Quanto è previsto l'afflusso? Non so, non ho idea, non ho idea. Vado ad aggiungere della mozzarella. Tanto il piacere di fare la spesa, nel caso ci manca qualche ingrediente, entriamo nel supermercato. E lo prendiamo. Non ci sono problemi di ingredienti. Adesso vado ad aggiungere del prosciutto. Prosciutto cotto. Sì. Ricordiamo che saremo questa fine settimana, il 23 maggio, al centro commerciale Le Vele, ma poi saremo a Crotone, saremo a Catanzaro, saremo a Cosenza, a Castrovillari, a Corigliano, insomma, guarda, veramente sarà un tour che ci impegnerà parecchio, vero? Sì, sì, tantissimo. Chissà che se qualcuno ogni tanto ne perderemo per strada? No. Chi lo no, sa? No, no, guarda. Tu hai tutto sarà, pronto? Sarà un piacere lavorare hai tutto pronto, con te tu? E soprattutto con Michele perché mi fa divertire tantissimo. Sì? Sei sicuro? Sì. Vedrai, vedrai. Ma perché so che alla fine sì, sì, mi massacrerai, capito? No, quindi, ma figurati. Già lo sento che ti aiuterà molto. Che Michele mi aiuterà, sì. Sì, 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 sì. Allora, stiamo completando il tortino. Sì. Già per fare delle foto che vedete sui cartelloni, perché già sì, Le Vele, Montepaone, Montauro, Soverato, nella provincia di Catanzaro sono pieni di questi cartelloni 6x3, già per fare quelle foto di scena, vero? Sì, sì. È stato facile. Sì, sì, diciamo. Molto. Diciamo. Pronto? Pronto, buonasera. Ciao bimba! Buonasera cara, benvenuta! Buonasera, buonasera! Buonasera! Buonasera a Timbuzzo! Grazie signora, buonasera! Ha visto? È bravo! Questo tortino soprattutto, molto bello, sì, molto sì, compatto, sì. Ha visto che bel tortino? È bello, sì! Molto bravo pure! Cara signora, voleva fare qualche domanda al nostro Pino? No, vabbè, io vedo, scrivo, scrivete. Brava. Facciamo un libro qui. Grazie. Ma lo faremo, poi avrete notizie chissà anche di questo, va bene? Va bene, un bacione. Grazie, cara signora, grazie. Grazie. A Pinuccio, signora, non si confonda, per carità, arrivederci. No, per carità. Arrivederci. Allora, andiamo ad aggiungere del formaggio. Ah, quindi diversi strati, sempre con formaggio, con prosciutto, poi possiamo variare anche a seconda dei gusti. Sì, si può fare al salame, si può fare con della salsiccia fresca. Dipende dai gusti poi di ognuno di noi. No. Pronto? Simona, ciao! Ciao, buonasera! Sono Giulia! Ma ciao, cara Giulia, buonasera! Buonasera, signora! È una felice quando ti vedo! Grazie, cara Giulia! Ascolta! Sì! Dillo allo chef, invece dell'uovo bollito, che cosa ci potrebbe mettere che a mio genere non gli piace? Hai visto? Signora, lo sapete come lo potete fare? Con le melanzane! Fare uno strato di melanzane, uno strato di patate, uno strato di melanzane. E non voglio verdure! Mamma mia, ma che genere è, signora? Insomma, vediamo un po', che cosa potrebbe allora, della salsiccia, senza mettere le uova. A me, la salsiccia mi piace. Male, signora. Brava, Giulia, siamo contenti! Sono contenti. Simona! Sì!
Solo il profumo non si sente, però... ma la voglia di mangiare c'è sempre. Guarda, sì, c'è una... io qua veramente è un sacrificio, credetemi, credetemi. Però... sì. Però qualche volta puoi calare dal televisore. Certo, avete ragione, però farò un servizio portato.